infatti oggi è una giornata fantastica, abbiamo un sole stupendo, siamo armati di buse e di buona volontà, perché dobbiamo fare una cosa che dovremmo fare spesso e volentieri, quella di dare una bella pulita alle nostre spiagge, al nostro territorio. È importante, sembra superfluo, sembra una cosa superficiale, una cosa che non importa, intanto non la fanno gli altri, e invece se la facessimo tutti insieme avremmo un territorio pulito, vivibile e specialmente per i nostri bambini. Tant'è vero che oggi abbiamo la scuola elementare, la scuola media di Stintino che ci hanno proprio voluto sostenere e hanno voluto partecipare a questa manifestazione. Siamo felici, tra l'altro, di avere anche un grande numero di volontari presenti. Questa giornata fa partire una campagna di sensibilizzazione in particolar modo che poi ci porterà nel 2020 a diventare, speriamo, un comune plastic free. Chiamo di essere uniti e vogliamo Stintino più pulita possibile. I ragazzi stanno seguendo un percorso comunque di sensibilizzazione grazie anche a Danilo Pisu con la scuola, perciò sono assolutamente partecipi e entusiasti. Abbiamo aderito all'evento organizzato dal comune per ripulire i nostri litorali, quindi le spiagge, tra i cespugli che sono i luoghi dove difficilmente ci si arriva. Chiaramente i bambini tra i cespugli non potranno andare, quindi ci hanno dato le indicazioni che puliremo la spiaggia dalla plastica e da tutto ciò che non appartiene al mare, alla natura, ciò che deve essere, che appartiene alle nostre spiagge.